Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Non so se vi ricordate, ma ad agosto avevamo costruito un piccolo impianto d'allarme che funzionava solamente con un relè. Quel video ha avuto parecchio successo, quindi oggi faremo una versione più avanzata di quell'allarme. In particolare, questo nuovo impianto d'allarme 2.0 avrà più sensori, io ad esempio ne metterò 3. Ogni sensore avrà un suo LED che ci indicherà quando è attivato, ad esempio quando la porta su cui è messo è aperta. All'interno della centralina ci sarà anche una scheda timer che farà suonare l'allarme per un tempo ben preciso. Comunque, anche quando il cicalino non suonerà più, rimarrà acceso un LED ad indicare che l'allarme è scattato. Tutto ciò sarà fatto senza usare Arduino, solo con dei relè e tanti cavi. Ma ora iniziamo! Iniziamo dalla scatoletta in cui metteremo tutti i componenti. Ho fatto la scatoletta con la stampante 3D, ma voi potete usare semplicemente una scatola di derivazione. La base su cui monterò tutti i componenti la farò di un compensato da 15 mm che avevo in garage. Come vedete, il pezzo stampato in 3D entra perfettamente sul pezzo di legno. Ora iniziamo a montare tutti i componenti. La prima cosa che monteremo sarà una scheda di 4 relè, quelle che generalmente si usano con Arduino. Io userò questa perché ce l'avevo in casa, ma voi potete anche usare 4 relè singoli, con le opportune modifiche allo schema elettrico. Montati i relè, è venuto il momento di montare la scheda timer. Anche questa l'avevo già, la potete trovare su Amazon per una decina di euro. La monterò su un blocchetto di legno, in modo che quando metterò il coperchio il display e i pulsanti siano più vicini al pannello frontale. Poi ho iniziato a infilare i LED nei fori. Ne ho messi 3 gialli che indicheranno quali sensori sono attivati, uno rosso che indicherà che è scattato l'allarme e uno verde che indicherà che semplicemente c'è alimentazione. Sarebbe stato più elegante collegare i singoli LED e mettere le guaine termoretraibili sui collegamenti, ma qui lo spazio nella scatolina era molto poco. Quindi ho semplicemente piegato i contatti dei LED e li ho saldati alle resistenze. Contrariamente a come faccio di solito, ho saldato i LED in modo che avessero il positivo anziché il negativo in comune. Ho fatto ciò perché sui sensori ci sarà il negativo, e questo perché i relè che ho usato si attivano con il negativo. Comunque vi ricordo che trovate lo schema elettrico completo in descrizione. Poi ho montato l'interruttore che accenderà e spegnerà l'allarme. Ovviamente, anche se io non ne avevo uno, sarebbe stato meglio mettere un interruttore a chiave o un interruttore telecomandato, perché sennò un ipotetico ladro potrebbe semplicemente spegnere l'allarme. Ho messo al suo posto anche il cicalino e ci ho saldato 2 cavi. Poi ho fatto tutti i collegamenti tra i relè, la scheda timer, i vari LED e l'interruttore, seguendo lo schema elettrico che trovate linkato in descrizione. Prima di concludere il circuito ho fatto una prova, ma non funzionava niente. Dopo una sera passata a fare prove varie, ho scoperto che avevo semplicemente invertito la polarità del connettore di alimentazione e per fortuna non ho bruciato niente.
Risolto questo piccolo problema, ho collegato la morsettiera a cui attaccherò i cavi dei sensori e ho messo in ordine tutto il groviglio di cavi. Ecco tutto il circuito finito. Come avete visto, per realizzarlo bastano un po' di cavi, un saldatore a stagno e tanta pazienza. Ora non ci resta che chiudere il coperchio, sperando di riuscire a far centrare tutti i cavi. Sì, il coperchio si è chiuso. Per alimentare la centralina d'allarme userò un alimentatore da 5 volt e 1 ampere, ma credo che già un alimentatore da mezzo ampere sia sufficiente. Come vedete, se attacco l'alimentatore il LED verde si accende. Come sensori userò dei semplicissimi fine corsa, con contatto normalmente chiuso. Volendo potete anche usare altri tipi di sensori, come i contatti magnetici, però devono avere un contatto pulito normalmente chiuso, cioè che chiudono il circuito quando la porta o la finestra che ci sono davanti si allontanano. Comunque ho collegato due cavi a ogni fine corsa. Per attaccare i fine corsa alla porta userò del nastro biadesivo, ma si possono anche usare due viti. Se anche voi userete dei fine corsa, ovviamente vanno messi in modo che la porta prema sulla levetta quando è chiusa. Per farvi vedere il funzionamento dell'allarme non volevo tirare dei cavi per tutta la casa, quindi monterò i tre fine corsa su questa semplice struttura di cartone contraporte, che ci ho messo quasi di più a costruire quella che l'intero allarme. Collegare i sensori alla morsettiera è semplicissimo. Per ogni sensore dobbiamo collegare un cavo al negativo e uno a uno degli ingressi. Come vedete, si apre una delle porte e si accende il LED di quel contatto. Per attivare l'allarme dobbiamo accendere l'interruttore. La prima volta che lo accendiamo dobbiamo programmare la scheda timer. In descrizione vi lascio un tutorial completo su tutti i programmi che ha questa schedina. Noi sceglieremo il programma 1.1, tenendo premuto Set e poi andando avanti e indietro con i due pulsanti. Premiamo ancora Set e impostiamo il tempo in secondi per cui suonerà l'allarme e teniamo ancora premuto Set per salvarlo. Come vedete, se ora apre una delle porte e l'interruttore è acceso, il cicalino suonerà e non si disattiverà anche se chiudo la porta. Dopo 10 secondi si fermerà, ma rimarrà accesa la luce rossa a indicarci che l'allarme ha suonato. Per resettare la lucina ci basta spegnere e riaccendere l'interruttore. Ovviamente questa era solo un'idea, ma voi potete farci tante migliorie, ad esempio mettendo una sirena più potente di questo piccolo cicalino. Con alcune modifiche al circuito potete anche mettere più di tre sensori, ovviamente aggiungendo un LED e un altro relè per ogni sensore. Potete anche collegare più fine corsa ad ogni contatto della morsettiera. Bene, anche questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto, spero vi sia piaciuto, se avete domande scrivetele pure nei commenti, mi raccomando iscrivetevi e se volete seguitemi anche su Instagram. Ciao e alla prossima con un nuovo video!